Questo vuole essere un pensiero grato e commosso a tutti i tutori dell'ordine e cittadini che si impegnano per contribuire ad una società più solidale, più sicura, più giusta e più democratica. Non c'è giorno che i mass media non parlino di delitti raccapriccianti, di droga, pedofilia, omicidi, stupri, regolamenti di conti. Le forze di polizia, a cui va la gratitudine di tutti, combattono con abnegazione e rischi mortali contro una criminalità sempre più invasiva e spietata. Questo primo aprile è il trentennale della legge 12181. Essa segnò un tornante storico e pose le basi per la costruzione di un sistema sicurezza, moderno, civile, partecipato. Occorre andare agli anni 60-70, agli scontri sociali di Reggio Emilia, Avola, Battipaglia, alle stragi terroristiche di Piazza Fontana, Piazza della Loggia, dell'Italicus, ai tremendi anni di piombo, alle deviazioni istituzionali, alle scorrerie sanguinarie delle bande criminali. Occorre pensare ai tutori dell'ordine di quei tempi, cittadini di serie B, privati dei diritti più elementari, con stipendi di fame, turni massacranti, malattie nascoste per non essere riformati, famiglie clandestine per il divieto a potersi sposare prima dei 28 anni. È stato un processo lungo e sofferto, nato dalla coscienza di poliziotti carbonari che andavano a parlare nelle fabbriche con operai incazzati, nelle scuole con studenti che li sentivano ostili. Ciò mentre subivano essi stessi la reazione dell'amministrazione che li bollava come esaltati o sovversivi. Non pochi furono arrestati dai colleghi, messi sotto inchiesta, mandati via, emarginati. Volevano solo non essere meri strumenti di repressione sociale, vittime sacrificate. Seppero comunicare con la gente, con leader politici, al di là delle ideologie, Sandro Pertini, Aldo Bozzi, Enrico Berlinguer, Ugo La Malfa, Aldo Moro, con sindacalisti insieme, Lama, Storti, Vanni, Macario, Trentin, Benvenuto, con maestri di pensiero, da Norberto Bobbio a Guido Calogero, con magistrati. Stimolarono, insomma, un momento magico, unitario, di riflessione sulla sicurezza come bene primario del convivere sociale. La legge 12181, approvata pressoché all'unanimità dal Parlamento, introdusse valori fondamentali di democrazia e di civiltà, come l'insegnamento obbligatorio della Costituzione nelle scuole di polizia, la smilitarizzazione del concetto sicurezza pubblica, l'abolizione del limite d'età al matrimonio, la rappresentanza dei diritti, la parità tra uomo e donna, il coordinamento tra forze di polizia e la scuola comune per i loro dirigenti, il potenziamento degli aspetti internazionalistici e la dignità e i diritti per le migliori condizioni di vita e di professionalità furono per tutti, poliziotti, carabinieri, finanzieri, guardie carcerarie, forestali. Nella recente analisi sulle principali polizie del mondo, gli storici della Porte e Reiter scrivono: quel movimento è stato l'artefice principale dell'unica riforma profonda del sistema di polizia italiano dal dopoguerra ad oggi, verso una qualità nuova nelle relazioni cittadini-tutori dell'ordine.